Tragedia nel pomeriggio a Brancaleone. Due bambini sono morti dopo essere stati investiti da un treno regionale mentre attraversavano i binari lungo la linea ferroviaria ionica Brancaleone in provincia di Reggio Calabria. I due bambini investiti dal treno mentre attraversavano i binari insieme alla madre sono morti sul colpo. Si tratta di un maschio e di una femmina. Lorenzo e Giulia Pipolo avevano rispettivamente 12 e 6 anni. La madre, Simona Dall'Acqua di Milano, di 49, è stata portata negli ospedali riuniti di Reggio Calabria ed è in coma. La donna ha riportato un grave trauma cranico e fratture multiple al bacino e ad una spalla. È stata sottoposta ad un delicato intervento per ridurre soprattutto le conseguenze del trauma cranico. L'incidente si è verificato in Contrada San Giorgio tra Brancaleone e Locri. La donna e i due figli stavano attraversando i binari per raggiungere il mare. I tre, secondo una prima ricostruzione, non si sono accorti del sopraggiungere del treno che li ha investiti in pieno nonostante il tentativo disperato del macchinista di frenare la corsa del convoglio. La procura di Locri ha aperto un'inchiesta sull'incidente ferroviario e ha posto il treno sotto sequestro. Non si può tirare il fiato sul caporalato, non è più il tempo di situazioni opache e anche le vicende degli ultimi giorni lo dimostrano. Occorre continuare a spezzare le catene dello sfruttamento che si alimenta dalle distorsioni lungo la filiera, dalla distribuzione all'industria fino alle campagne dove i prodotti agricoli pagati sotto costo, pochi centesimi, spingono le imprese oneste a chiudere e a lasciare spazio all'illegalità. Lo sostiene in una nota Pietro Molinaro, presidente di Coldiretti Calabria. Occorre promuovere norme, prosegue, che vadano in direzione di un approccio di filiera, dalla tracciabilità all'etichettatura narrante dei prodotti alimentari. Tutti gli sforzi delle amministrazioni comunali per fare ripartire lo sviluppo territoriale del nostro paese sono seriamente messi in discussione dall'attuale governo centrale, lo afferma il sindaco di Cosenza Mario Chiuto, delegato ANCI all'urbanistica e ai lavori pubblici. In relazione allo stop di fondi del governo verso i comuni, finanziamenti che sarebbero stati investiti per le periferie. Con il milleproroghe al Senato sono infatti stati bloccati quasi 4 miliardi di euro, attivati dal piano periferie stracciando impegni già firmati. Si tratta di un grande passo indietro, dice Occhiuto, nel processo di trasformazione delle città italiane, soprattutto da un punto di vista culturale e sociale. Siamo fortemente impegnati per riscattare l'immagine di Polsi, lo ha detto il presidente della regione Mario Oliverio parlando con i giornalisti a Catanzaro prima di recarsi in elicottero nella Locride e successivamente spostarsi verso Polsi per verificare l'avanzamento dei lavori sulla nuova strada di collegamento con la località dell'Aspromonte che ospita il famoso santuario della Madonna. Stiamo facendo un intervento per riscattare Polsi. Polsi deve diventare il simbolo di una Calabria che cambia e per questo stiamo lavorando per cacciare Polsi dall'isolamento. Intanto attraverso Calabria Verde, che io ringrazio il generale Marigiò per aver accolto questa nostra richiesta. Si tratta di realizzare opere che siano rispettose dell'ambiente e nello stesso tempo che consentano di cacciare quella realtà dall'isolamento e spesso anche dalla mancanza di collegamenti, diciamo, dall'interruzione di collegamenti. Noi stiamo lavorando assieme alla Chiesa, assieme alle altre autorità dello Stato perché Polsi possa riscattare la sua immagine, perché lo sfregio che le organizzazioni 'ndranghetiste hanno fatto appunto di questa importante realtà possa essere riscattato, definitivamente cancellato e possa assurgere al luogo riferimento della spiritualità, dei fedeli, appunto, e soprattutto espressione di una realtà dal punto di vista ambientale unica, quale è quella dell'Aspromonte, nella quale Polsi è ubicato. È importante perché è significativo, rompe un isolamento e la criminalità domina se c'è isolamento. Cioè, quindi noi stiamo cercando per quanto possibile, con risorse proprie di Calabria Verde, di dare una mano a quelle popolazioni. Ci sono altri interventi già programmati in quella zona di rimboschimento, ci sono interventi che cercheranno in qualche modo di porre fine a movimenti franosi, perché è una zona del tutto particolare, impervia e pericolosa per certi versi e quindi bisogna essere presenti sul territorio per forza di cose.
È un nuovo corso quello di Calabria Verde, è una scommessa che abbiamo fatto grazie al Presidente, alle risorse che ci vengono assegnate. Quest'anno ci doteremo anche di mezzi speciali per consentire certi tipi di interventi. In questo momento stiamo ricorrendo a noli a freddo, e successivamente cercheremo di farlo direttamente noi con i nostri operai. È un'organizzazione difficile perché sono circa 5.000 persone da mettere in linea, però sono persone che rispondono, devo dire, la maggior parte risponde, la maggior parte si impegna, e quindi penso che qualcosa potrà essere dato alla Calabria. La direzione generale dell'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro ha annullato le procedure preselettive dei concorsi per la copertura di 18 posti a tempo indeterminato per infermieri e 30 posti a tempo indeterminato per operatori sociosanitari, sui quali nelle scorse settimane sono state denunciate irregolarità da parte di alcuni partecipanti. Il provvedimento adottato dal DG Giuseppe Panella è motivato tra l'altro dal fatto che le concrete modalità di svolgimento delle prove preselettive non hanno garantito il principio dell'anonimato, in quanto la correzione degli elaborati è avvenuta ad opera della società affidataria del servizio al di fuori delle regole stabilite a presidio della trasparenza della procedura. Il questore di Catanzaro, Amalia Di Ruocco, ha presentato in una conferenza stampa 3 nuovi dirigenti in servizio presso la questura. I 3 nuovi arrivi sono Giuseppe Grienti, che da ieri è il primo dirigente della divisione Polizia Amministrativa e Sociale della questura catanzarese, Francesco Nannucci, primo dirigente della divisione Anticrimine, e il primo dirigente Alessandro Tocco, nuovo dirigente del commissariato di Polizia di Lamezia Terme. Rafforzando la squadra dei più stretti collaboratori del questore, perché i primi dirigenti, i capi di divisione, sono praticamente coloro che devono, insieme con il questore, condividere le strategie poi da poter andare a sviluppare sul territorio insieme con i loro collaboratori. Quindi un ricambio sicuramente importante. Il capo della polizia mantiene su questo territorio un'attenzione veramente grande, e anche l'assegnazione di questi funzionari neopromossi, quindi già sicuramente per questo erano stati scelti per la progressione di carriera, dopo aver frequentato il corso di formazione da primo dirigente sono stati destinati alla questura di Catanzaro, che appunto per le sue criticità di territorio della provincia ha bisogno di forze continuamente nuove, continuamente allenate, sempre preparate e con grande voglia di lavorare. E penso che questi nuovi dirigenti inviati dal capo della polizia sono stati scelti bene, hanno tutte queste caratteristiche, quindi sicuramente le premesse ci sono tutte per poter continuare ad impegnarci su questo territorio per garantire ai cittadini la sicurezza che spetta loro. Avrebbe sparato alcuni colpi di pistola contro l'abitazione di un pensionato. Un uomo di 40 anni, PA, è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria a Ciron Marina dai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio, minaccia aggravata, ricettazione, accensioni ed esplosioni pericolose, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo e munizionamento. L'episodio, ricostruito dai militari che hanno avviato le indagini dopo l'accaduto, risale allo scorso 4 agosto e sarebbe scaturito, secondo la ricostruzione dei carabinieri, al termine di un'accesa discussione tra il fermato e la vittima, un anziano, sembrerebbe per questioni di natura familiare. Difficilmente il linguaggio e le espressioni artistiche di segno molto diverso come l'opera lirica e la street art possono collidere e dialogare generando nuova bellezza senza stridori, ma quando ciò accade il risultato è totale, e così è stato da Acclamazione. Un
Una sfida vinta su tutti i fronti, quella lanciata da Chiara Giordano, direttrice artistica di Armonie d'Arte Festival, che ha firmato concept e regia della Traviata, andata in scena al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia, nell'ambito di Armonie d'Arte Festival, con la supervisione di Vittorio Sgarbi. In occasione della serata, Armonie d'Arte ha consegnato la Tenera d'Argento International 2018 a Pippo Marra e Raffaele Vrenna. La Tenera d'Argento International, nel segno della dea greca della sapienza e intelligenza, è il riconoscimento che Armonie d'Arte si pregia di assegnare ad uomini di Calabria che con il loro alto valore umano e professionale hanno significativamente e positivamente inciso nel percorso della comunità internazionale o nel percorso di sviluppo della propria terra. La mia coincidenza qua, gli ho parlato oggi, mi ha chiesto di ritirare il premio, è per contribuire all'immagine della rappresentazione che vedrete attraverso dei graffitisti che a questo fondo nero daranno colore, vita e anima, sperando di farvi immaginare nel sogno la Traviata in un posto che ne è l'opposto, perché questa grande architettura, questa dimensione monumentale ed eroica è l'opposto della dimensione privata della Traviata, così come anche la vita dei graffitisti nella strada. Ma mettere insieme queste cose è stato il mio compito. È bello che ve lo possa dire in anticipo perché lo vediate con i vostri occhi e intanto approfitto per ritirare questo premio ringraziando per la DN Kronos, per la patria, per la Calabria, per la libertà. Non do alcun peso alla notizia completamente infondata di un eventuale interessamento delle Bari di De Laurentiis per il tecnico Oteri, il quale si è legato alla nostra società e con il quale ogni giorno ci confrontiamo per fare le giuste scelte. Così il proprietario dell'US Catanzaro noto durante una conferenza stampa per far luce su tale vicenda che metteva ansia tra la tifoseria. Noto ha voluto spegnere immediatamente qualunque ipotesi assurda, così come l'ha definita lui stesso. Sono davvero esterrefatto da queste notizie che mi lasciano attonito. Oteri ha scelto 2 mesi fa di legarsi a noi, sposando il progetto Catanzaro. Tra l'altro il Bari sapeva bene che non poteva contattare un allenatore già contrattualizzato. Avrebbe potuto rischiare una denuncia alla Procura federale. Rimango veramente esterrefatto da questo clamore nato con questi articoli di stampa, di siti. Come ho sempre detto a voi, ma anche nelle varie conferenze stampa, bisogna sempre prendere col beneficio di inventario molte notizie che nascono senza dichiarazioni vere, reali, sia da parte delle società e sia da parte dei diretti interessati. Relativamente ad Oteri, la scelta il mister l'ha fatto già 2 mesi fa, ha fatto una scelta pesata, ponderata, è legata a noi con 2 anni quasi più 2, quindi parliamo di 4 anni, ha sposato un progetto Catanzaro, ha sposato una società. Io veramente cado dalle nuvole leggendo queste cose. Io mi trovavo lunedì in Lega, non ero presente all'arrivo dei ragazzi perché ero in Lega a Firenze, che avevamo un consiglio. Martedì sono stato a Roma per problemi di lavoro, quindi sono veramente rimasto, tutto questo clamore che mi dicono sui social, sulle pagine sportive, dei siti sportivi vari, insomma tutto Puglia, tutto C eccetera, che poi ho capito che basta uno che dice una cosa, una qualsiasi notizia anche falsa tra virgolette, poi c'è un ognuno riprende questa notizia e diventa veramente incontrollabile la notizia. Io non do nessuna importanza a questa notizia. Col mister stiamo pianificando, abbiamo fatto tutti gli acquisti relativamente al suo modulo di gioco, sta collaborando, fino a ieri abbiamo parlato relativamente a qualche acquisto che sta per arrivare. È tranquillo e sereno, ma ripeto, non vedo nessuna problematica inerente a questo, proprio questo argomento. Semmai in questo momento stiamo pensando all'organizzazione della trasferta di Pagani, che purtroppo non si riesce a trovare neanche un albergo dal punto di vista logistico, perché a agosto quell'area è completamente piena, gli alberghi sono pieni. Sono felicissimo di essere qui e di far parte di questo ambizioso progetto, lo ha affermato Daniele Celiento, classe 94, nuovo difensore dell'US Catanzaro, nel giorno della sua prima conferenza stampa.
Celiento, cresciuto nella primavera del Napoli e reduce da un'ottima annata a Viterbo, ma era di proprietà del Pescara, ora si è legato alla Catanzaro per 2 anni. Ha caratteristiche per svolgere il ruolo di esterno basso di difesa o di laterale di centrocampo nel 3-4-3 di Auteri. Sì, subito appena ho saputo che ero in uscita da Pescara, il mio agente mi aveva accennato che c'era questo interesse da parte del Catanzaro. Io come piazza avevo già presente com'era e com'è. E ci ho giocato anche in passato, all'inizio della mia carriera nel professionismo. Ho avuto sempre un'ottima impressione, no? Ho avuto poche esitazioni. Diciamo che il progetto mi ha colpito subito e ci ho messo pochissimo ad accettare e a venire qui. C'è un contorno importante, l'ho notato, e in allenamento ci stiamo impegnando per dimostrare poi il nostro valore e ripagare la fiducia che ci è stata data. Sì, vengo sicuramente da un'annata importante, anche se io preferisco pensare al presente. Il passato ormai è passato. Arrivo qui con tanta voglia di fare, con tanta voglia di mettermi in mostra, di, come ho detto prima, ripagare la fiducia. Sono arrivato e ho notato un gruppo che pian piano si sta amalgamando bene, di fatto di ragazzi umili, e devo dire la verità, mi hanno accolto bene e stiamo ora accogliendo i nuovi arrivati meglio ancora. Questa è una cosa importante, una buona base per iniziare bene quest'annata. Voglio solo pensare al presente, sono felicissimo di far parte di questo progetto, era quello che cercavo e sono, ripeto, felicissimo. E ho tanta voglia di iniziare questo campionato, di dimostrare che possiamo giocarci una buona carta quest'anno insieme.